A Barcellona hanno fatto un intervento straordinario utilizzando bene i fondi europei, che loro hanno gestito direttamente, perché in Spagna l'esperienza, essendo la Spagna un intero paese aiutato dall'Europa, hanno imparato abbastanza rapidamente, molto più rapidamente rispetto all'Italia, a usare un sistema che loro chiamavano di binari paralleli, cioè faccio più progetti contemporaneamente, più di quelli che possono essere finanziati, e poi nel corso d'opera mi rendo conto se alcuni viaggiano effettivamente bene e continuo a finanziarli ed altri li lascio cadere, ma nell'insieme io realizzo tutti quei progetti. Invece in Italia si è seguito un metodo diverso, cioè faccio dei progetti esattamente pari ai soldi che ho. Se questi progetti non dovessero andare bene, come purtroppo capita spesso e poi magari diciamo anche perché, cerco di riprogrammare quei progetti frammentandoli in tanti progettini, perché a quel punto diventa più facile farli, con il risultato che hai frammentato le cose più importanti. Proprio parlando di lungomare, nel precedente Agenda 2000-2007 il più importante progetto in Italia era il progetto proprio del lungomare di Napoli, un tunnel che doveva passare sotto Piazza Municipio. Che cosa è successo? Che questo progetto aveva delle complicazioni. Il tunnel è stato aumentato prima da 2 km a 5 km, più che raddoppiando i costi, poi da 5 km a 14 km, più moltiplicando ancora di più i costi, dopodiché si è detto non lo facciamo. Ma non si sono persi i soldi, perché si sono frammentati quei soldi in tante piccolissime attività che ovviamente ormai non ce ne accorgiamo neanche più. Che cosa significa questo? Che noi non abbiamo mai trovato in Italia un metodo per arrivare a spendere bene i fondi europei. Con i fondi europei si è realizzato a Lisbona un ponte straordinario, il Vasco de Gama. In Grecia un ponte meraviglioso, si chiama Rion Antirion, che unisce Patrasso con la parte, diciamo, continentale della Grecia. In pochi anni. Noi in Italia abbiamo soltanto discusso del ponte sullo stretto per poi pagare una penale per non averlo fatto. Allora, questo è un problema del paese Italia. Se vogliamo la risposta, come mai non ci siamo impegnati abbastanza, non abbiamo ottenuto risultati sui fondi europei? A mio parere la risposta è perché come sistema paese Italia non ce n'è mai fregato troppo di andarci a prendere quei fondi europei e a metterci vicino il cofinanziamento. Perché il cofinanziamento era visto da una parte del paese, leggi, ministri Tremonti ed altri, come una spesa. E quindi meglio se alla fine, invece di fare i progetti europei, si fanno i cosiddetti progetti sponda, cioè si utilizzano spese ordinarie già fatte e li si trasforma in progetti europei, perché la spesa ordinaria comunque la dovevi fare, la trasformi in progetto europeo e quindi hai soltanto il rimborso, ma non hai la spesa di cofinanziamento. Ecco qual è la trappola nella quale siamo caduti, che dal punto di vista finanziario in Italia, Italia paese tutto, non conveniva che i fondi europei fossero spesi bene. In Spagna invece, quando la Spagna tutta era interessata, Madrid come Barcellona, l'Estremadura come la Siviglia, al buon utilizzo dei fondi europei, non poteva mai venire in mente un sistema per non ottenere i fondi europei per fare qualcosa. Da noi è venuto in mente perché questo ha fatto risparmiare soldi al nord Italia.